Diciamo che il bicchiere è a metà, poi chi lo vede in mezzo pieno e chi lo vede in mezzo vuoto. Io direi che assolutamente c'è una compattezza, siamo... Guarda, andiamo addirittura, si può dire, in scampagnata oggi, ma meglio di così. Il cittadino Mastrangeli, eletto al Senato per il Movimento 5 Stelle, la legge così, dove il mezzo vuoto sta per un movimento in cui serpeggiano sempre più evidenti le dissonanze rispetto alla linea del no a prescindere, almeno in funzione fiducia, quella di Grillo e Casaleggio. E il mezzo pieno sta invece per un'informazione portata per consuetudine ad esasperare quello che è un normale dibattito interno. Ma certo, il raduno odierno, organizzato per tutti i neoeletti a 5 Stelle, suona molto più che il rituale, certo fuori dal solito tran tran, anche mettendo in conto l'abituale gusto per la spettacolarizzazione di Beppe Grillo. Senatori e deputati tutti in piazza a Roma, in attesa dei pullman con i quali raggiungere in qualche luogo X il loro capo, il loro garante, con o senza Casaleggio, a far credere che non sia qualcosa di più di una semplice mangiata, costo 18-20 euro, più trasporto 10 euro, lo dicono le voci però levatesi in questi ultimi giorni qui e là dal movimento, anche se forse ingigantite ad arte, come quella di Mara Mucci, scandalizzata dall'essersi ritrovata dipinta addirittura come capo dei dissidenti. Quindi l'arrivo dei pullman con relativo imbarco, poi si parte. Destinazione sconosciuta se non per gli autisti, metà strada tra un'innocente gita scolastica con tanto di carrozzine imbarcate a bordo e un vivace inseguimento come si vede solo nei film di azione. Raramente si era visto, almeno per i politici. Tra poco andremo dove dobbiamo andare e penso che voi ci inseguirete e così scoprirete dove, se ce la fate a inseguirci. Per scoprirlo sono bastate un paio d'ore, un borghetto a una trentina di chilometri da Roma, con un Grillo che le cronache raccontano muto con i giornalisti e i giornalisti rassegnatisi ad aspettare.